gestione del comparto bancario e finanziario, in quanto noi prevediamo su questi aspetti un atteggiamento contraddittorio da parte del governo, perché da una parte si continua a fare lo scaricabarile rispetto a responsabilità del passato, argomento sul quale possiamo disquisire all'infinito, essendo queste responsabilità probabilmente diffuse e trasversali, ma che non ci aiuta ad affrontare e risolvere in maniera seria una problematica che coinvolge tutti i sammarinesi, che coinvolge un settore economico strategico per la Repubblica di San Marino. Allora noi abbiamo bisogno di capire che cosa si sta facendo nella realtà, e non l'abbiamo capito, devo dire, neanche nella seduta segreta di ieri della Commissione Affari Esteri a seguito del riferimento del segretario di Stato per gli Affari Esteri. Da un lato il segretario delle Finanze dice non ci sono trattative aperte con l'Italia su questo tema. Da un altro lato in ufficio di presidenza ci viene detto l'accordo di cooperazione economica non è la priorità di questo momento. Dall'altro lato il segretario di Stato per gli Affari Esteri ci dice che c'è una trattativa aperta con esteri e finanze, dove si esaminano tutti gli accordi non firmati e non ratificati nel recente passato e anche in passato più lontano, che l'opposizione sarà informata nei modi e nei tempi che loro decideranno, e che il Paese deve andare verso un nuovo modello di sviluppo che passerà dalla trasparenza, perché ci sono infiltrazioni diffuse della malavita organizzata, e invece questo governo punta a portare qua a San Marino delle multinazionali di primo livello attraverso la trasparenza e accordi contro le doppie imposizioni fiscali. Nonostante che chi oggi al governo, in passato, quando si andavano a fare accordi contro le doppie imposizioni fiscali con vari paesi, ridesse e dicesse questi girano il mondo per fare accordi contro le doppie imposizioni fiscali che non servono a nessuno. Però le opinioni evidentemente cambiano. Allora, noi abbiamo bisogno di capire, al di là del fatto che si sta esautorando il Parlamento, che sarebbe il luogo nel quale si deve discutere leggi, certamente, provvedimenti certamente, ma anche del futuro del Paese, di quelle che sono le linee di orientamento verso le quali vogliamo andare, non perché l'opposizione vuole decidere, ma perché l'opposizione ha l'obbligo, il dovere, il diritto di controllare quelle che sono le opinioni del governo e di poterle criticare o condividere se sono condivisibili. Questa possibilità ancora tutt'oggi non c'è stata data. Allora, Frattini viene a San Marino, è stato detto il 31 marzo. Ecco, cosa viene a fare? Viene a firmare un accordo? Loro vogliamo sapere quali sono le linee sulle quali si sta trattando questo accordo. Viene a fare una gita? Ben venga, cioè sempre gradito, però credo che l'opposizione abbia diritto a sapere. Si apre un tavolo di confronto con l'Italia su queste tematiche. Cosa pensa il governo degli aspetti che riguardavano l'articolo 1 e l'articolo 12 della bozza di accordo del 2006? E non dico gli articoli in sé, ma i concetti, cioè vuol dire il problema della collaborazione in materia finanziaria e il problema dello scambio di informazioni. L'accordo di cooperazione economica è un punto sul quale il governo sta lavorando o non interessa? L'accordo contro le doppie imposizioni fiscali, l'estrovestizione, il problema dell'estrovestizione viene affrontato oppure ci sono altre idee e altre prospettive? Io credo che questo voglia dire parlare degli interessi del nostro paese, e il governo non deve e non può sottrarsi. Quando ci sarà ad esempio un incontro ufficiale con il Ministero dell'Economia, col Ministro Tremonti, gli incontri di alto livello a Roma, con chi vengono portati avanti? O sono incontri del sottobosco politico
come è successo più volte. Ecco, questo io credo che il governo debba spiegare al Paese, anche per dare tranquillità e sicurezza e per evitare che i clienti delle nostre banche, per stare dalla parte del sicuro, comincino a ritirare i propri risparmi, perché non è chiaro se sono tutelati dal segreto bancario oppure no. E io credo che questo sia un problema che ha la priorità su altre questioni. C'è poi un problema riguardo alla sicurezza di questo paese. Ne è stato fatto una bandiera da parte di alcune frange importanti di questo governo. È di oggi la notizia di una società di vigilanza privata, sorpresa in pedinamenti, che dichiara che ha un mandato da parte del governo per fare indagini segrete e riservate. Ora noi vogliamo sapere perché personaggi avessi a frequentare elementi del libro di Scaramella non vorremmo che avessero mantenuto questo vizio di controllare, di acquisire informazioni che poi non si sa come vengono utilizzate. Allora, noi che rappresentiamo una piccola parte dell'opposizione, vogliamo sapere, ci sono anche membri del Consiglio Grande Generale oggetto di attenzioni, di pedinamenti, di intercettazioni telefoniche, oppure no? C'è un diritto in questo paese alla privacy, alla tutela da questo punto di vista, perché chiaramente chi è in possesso di informazioni riservate poi può usarle per, mi auguro non per ricattare le persone, però può usarle per fini di tipo politico. Allora io credo che sia un diritto sapere, ad esempio, qual è il coinvolgimento di società private nell'attività di controllo del territorio, anche attraverso mezzi diciamo tecnologici avanzati. Chi è in possesso, ad esempio, di queste informazioni, che sono immagini video, intercettazioni telefoniche, che oggi sarebbero proibite, comunque non regolamentate. Siccome ci sono anche strani movimenti sul corpo della gendarmeria, strane voci di corridoio sulle volontà di piazzare persone di fiducia o più o meno di fiducia del solito membro di governo, che è abituato attraverso questi canali a controllare l'attività politica del paese, gendarmeria, tribunale e via andando. Sappiamo ad esempio cosa sta accadendo nel corpo della polizia civile. O tempo fa ci furono scandali, commissioni d'inchiesta, il comandante mi sembra esposto alla berlina con varie azioni anche in questi tempi. Cosa fa il governo? Il segretario degli interni Ciavatta, responsabile della polizia civile e segretario degli interni da luglio del 2006, quindi credo che in questo caso sia difficile dire colpa del precedente governo. Bisogna ricordare che al governo, dal luglio 2006, c'era anche Alleanza Popolare, anche se il segretario degli esteri dice io non ero in territorio, quindi non posso sapere, però il suo partito c'era, fa parte, è stata nominata da un partito o è autonoma e indipendente.